Alain Delon, malato di omofobia. Alain Delon, amato di omofobia. E la notizia l'ho detta ieri, sul Corriere della Sera di ieri, vedete cari, vedete? Delon con gli anti-gay, vedete? È di ieri. È proprio di ieri, vedete? Vediamo, ieri, eccolo qua, lunedì 19 maggio 2014, eccolo qua, Delon con gli anti-gay. Ah, Alain Delon, anche sul punto di morte sei capace di ravvederti, perché Alain Delon rappresenta il vero macho. Però questo vero macho, Alain Delon, le donne ci cantavano matte per Alain Delon, però l'unica donna che Alain Delon abbia veramente amato, l'unica donna che abbia veramente amato e sposato, una certa bella Nathalie, sposata Delon, Nathalie, non so come si chiamasse di cognome, comunque la prima forse unica moglie di Alain Delon, Nathalie, ha piantato in Asia. Il bel Alain Delon è stato piantato in Asia dalla sua prima, forse unica moglie, che si chiama Nathalie. Era un'attrice francese, ora è anche una buona regista francese. Nathalie, bello, però la moglie lo ha piantato in asso, capito? Chissà perché l'ha piantato in asso. E adesso ce l'ha, cioè continua ad avercela con Nathalie Delon, con gli omosessuali, e dice che sono l'omosessualità è un abominio. Ma un abominio magari sarà il tuo cervello, Alain Delon, che ormai c'hai un piede nella tomba, hai 78 anni e ancora non sei stato capace di ravvederti. Ti è stato nascosto dalla prima moglie, pensate, un uomo così bello, piantato in asso. E non l'ha più dimenticato, Alain Delon non l'ha più dimenticato il fatto che di essere stato piantato in asso da Nathalie per tutta la vita gli è rimasto il dente avvelenato, no? Perché la sua prima moglie, mi pare unica moglie, non lo so, non ha importanza, comunque la donna che egli amava e che ha sposato lo ha piantato in asso dopo non tanto tempo. Poi ci sono tante altre cose che riguardano Alain Delon che io qua preferisco non dire per evitare una qualche denuncia. Io sono anziano, voglio star in pace, però dico Alain Delon, hai vedo qua 78 anni e hai perso la grande occasione di stare zitto Alain Delon, vergognati, sono definiti contro natura. Penso tu, contro natura, c'è il mio video intitolato relativamente agli omosessuali, intitolato Secondo Natura, per cui questo video intitolato Secondo Natura, ve lo metto nel riassunto di questo video, capito? Quindi andate a vedere com'è la questione degli omosessuali nel video intitolato Secondo Natura, ok? Beh, cari amici, io non ho altro da dire, se non che Alain Delon, il bel Alain, piantato in asso dalla prima, ripeto, prima forse unica, non so se poi si è risposato Alain Delon, non lo so, però la prima donna da lui sposata, Nathalie, ha fatto le valigie, non dicono l'ha piantato in asso, dicono ha fatto le valigie, e lui è rimasto col gesto avvelenato per tutta la vita, capito? E poi Alain Delon, pensate voi, invece di essere lui ad abbandonare la moglie, è stata la moglie che ha abbandonato lui, pensate un po' voi che cose strane. Per cui uno si può chiedere, ma come Nathalie, sei andato ad abbandonare un marito così bello come Alain Delon? Alain Delon è un macho, e gli omosessuali sono contro natura, anzi sono un abominio, c'è scritto qua.
eccolo qua, piccolo piccolo, vedete? Eccolo qua, guardate, Alain Delon. Prima di morire ha perso l'occasione di tacere. Ok, cari amici, grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.